Amore mio! È così! Botto la più Amedeo per Rollo. Che fa freddo? Dove stiamo andando? A Oporto. A Oporto! Non fa freddo. No, hanno detto che fa freddo. Piove, fa freddo, no, eccetera. Ci sta bene, sono fiducioso. Porto Inter, ritorno di Champions, stiamo viaggiando con l'Inter. Senza Simone Inzaghi, insomma, speriamo, mi so con la panchina questo... Sono anche un po' di buffi in giro. Buongiorno, state una signora. C'è Conte pronto a pagliaiato nel caso di stare in Zaghi, sono pronto a subentrare. Ecco la Champions invece. Partiamo. Allora, siamo atterrati e siamo sul pulmino che ci porta all'hotel. Un po' da goofy. Questo qui è un goofy. In Europa si tifano le italiane, quindi Il naso. Aia, nell'occhio è arrivato il naso, aia. Allora, siamo stati in hotel perché siamo arrivati tranquillamente, bello, eccetera. E adesso siamo arrivati a... Sudraga! Fuori sembra una sorta di palazzo. Adesso però entriamo. Voglio vedere Michele, vai! Prendi Michele, dai! Voglio vedere bene, fallo vedere. Ragazzi, bravo. In Europa si fa le italiane. Vai Michele, vai. Stiamo entrando. Azul, branca, indomabile, immortale. Andiamo a controllare le condizioni del campo, dai. Andiamo a fare. Ci sono, cosa mettiamo? 6? 13? No, un misto, facciamo. Era un misto, capito? Quelle lì, gomma e ferro, che erano perfetti. Allora, siamo 4, quindi manca uno per il calcetto. Però abbiamo il portiere fisso. C'è il portiere fisso. Onana, ci sei? Ci sono, c'è. Oh. Allora, il portiere c'è. Dai. Se avete bisogno, ha detto che viene anche a giocare da voi. Manca uno. Onana c'è. Sì. Bello il calciatore. Bello lo stadio. Bella Porto. Intanto siamo usciti dallo stadio, c'è il Porto che sta facendo la preparazione. Eccoli qua. Domani. Vedi? Sono carichi, li vedo carichi, ragazzi. Sì. Oh, via. Ecco sì. Allora, a Oporto, per muoversi, ci sono vari metodi. Uno di questi è questo, la teleferica. Eccoci. In realtà in questa zona di Oporto, che è un po' il centro della città, non ci sono tante macchine. Ho visto più traffico nel fiume con le barche che per strada con mezzi tradizionali, quindi macchine, moto. Oggi era piena di tifosi dell'Inter, ovviamente, perché la partita richiama tanta gente anche da Milano e dall'Italia, però ve la consiglio, veramente molto bella. Nostalgici in Portogallo, DCR alla Juve. Eccoci qua. Ci hanno portato a fare una degustazione ai vini, sì, per ubriacarci prima della partita. Esatto. Grams. Salve. Benvenuti. Grazie. Sei casa mia. Lei fa degustazione. Sì. È l'esperto? Sì, l'esperto. Lei è l'esperto. Qualsiasi domanda. Grazie. Fabio, mi sei bevuto tutto. Guarda, c'è più nulla. Infatti me lo lasciate fuori. No, ho chiuso. Allora, stiamo facendo la degustazione vini. Sì. Guarda che è buono il vino. Ma la figa. Ci siamo. Apriamo. Stiamo entrando allo stadio con Tommy, grande, facci la guida, tu che sei venuto prego, spesso qui. Questa parte, prego. Qua, si va di qua, perfetto. Però ci sia del cibo. Sì, per te sì, quanto pare per Tommy ci sarà del cibo, per noi no. Magari se fate i bravi ve ne lascio ci un porti pochino. Qualcosa. Ti lasci in tribuna un panino. Ti infili in tasca qualcosa per noi. Un panino a testa. Dai, comunque grazie. Comunque sono genovese, quindi la generosità non è tua. E siamo entrati e vedo aggressività già. Michele, ti vedo aggressivo sul... No, giusto un appelluccamento. Difficoltà.
Cosa mangi? Un polipo con le cipolline, molto buono. Molto buono. Polpao. Siamo all'ingresso dello stadio, andiamo. A mistra, andiamo. Forza. Ora facciamo la traduzione di quello striscione, cioè tira più un pelo del Portogallo. Vediamo, 0-0 mister, 0-0 per ora. Sì, ma io sono distratto dalla divisa che è Gialla. Gialla non ce la fa. Vorrei toglierli tutti. Non può togliere. È finita la partita. Palo traversa, io i miei amici li ho visti tremare, ma alla fine complimenti, sono i quarti. Ma dove va il palo? Dove va il palo? La gara che non ci scambia la squadra italiana. Juve Inter magari, no. Quella siamo. No. Noi puntiamo all'Europa League. Bella la partita, bello andare ai quarti di Champions, Bello. Ma alla fine. E nell'attesa si sta giocando un interessantissimo 2 contro 2, Fabio Galante e Rollo contro due nostri amici. Vediamo, Rollo prova, difende, prova col tacco. Attenzione Galante, sempre Galante, cerca Rollo. Ragazzi, sono le 5 sì. e 46. Dietro c'è l'alba, dietro sta albeggiando, siamo tornati a casa finalmente. È stata una bella due giorni. Sì, abbiamo perso Alessandro. Alessandro l'abbiamo perso in aeroporto. Fatta. E insomma, se abbiamo passato il turno siamo molto felici. Ecco, quindi bene, adesso speriamo i sorteggi di pescare il Milan, magari faccio l'Euroderby. E allora, a proposito di sorteggi, scriveteci nei commenti secondo voi le italiane chi beccano ai sorteggi. Vediamo se indovinate. Vediamo un po'. Ciao ragazzi.